nel breve periodo che va dal 510 al 323 avanti Cristo, la civiltà greca definì uno stile che da allora è considerato classico. Un arco di tempo in cui fiorirono teatro, musica, filosofia, architettura, scultura e la cultura in generale. Qui ci occuperemo in particolare della figura umana e dell'evoluzione nella sua rappresentazione. Durante il periodo arcaico, dal 700 al 500 avanti Cristo, in Grecia gli scultori avevano già iniziato a realizzare tre tipi di figure umane a tutto tondo, usate come monumenti funebri o dedicate agli dei: il kouros, nudo maschile, la kore, una figura femminile vestita con drappi, e le figure femminili sedute. Pose frontali, statiche e rigide sono le caratteristiche di queste opere, ma si dovrà attendere il periodo classico per avere un'evoluzione radicale. L'inizio del periodo classico coincise con lo sviluppo di un modello democratico di città-stato. In questi anni gli eserciti greci si aggiudicarono vittorie decisive contro i nemici persiani che da tempo nutrivano mire espansionistiche verso la Grecia. Su tutte le città, Atene prosperò in maniera particolare, diventando il centro culturale per tutto il mondo greco. Nel fermento dinamico delle città fiorirono le arti come mai prima d'ora. La rappresentazione della figura umana migliorò grazie a una più attenta osservazione del corpo, una maggiore espressività, comunicando movimento, rilassamento e invitando lo spettatore ad ammirare la figura da diverse angolazioni e non solo frontalmente. Gli scultori classici continuarono a rivolgere l'attenzione soprattutto alle proporzioni e alla struttura muscolare del corpo maschile, rendendolo tuttavia più elegante ed espressivo. L'apice di questa ricerca è ben rappresentato da due statue in bronzo rinvenute nel 1972 nei pressi di Riace Marina, in Calabria. Sebbene l'esatta datazione sia ancora incerta, si pensa che siano state realizzate tra il 450 e il 420 avanti Cristo, forse separatamente. Gli autori rimangono ignoti. La posa e la gestualità dei bronzi di Riace ci colpiscono subito per la bellezza e il naturalismo. Gli scultori del periodo classico maturo proseguirono la ricerca di realismo e di espressione della vitalità del corpo umano. I maestri greci Fidia e Policleto preferirono il marmo e l'avorio al bronzo, materiali che permettevano di scolpire linee più morbide e di produrre così rappresentazioni più realistiche della pelle e dei muscoli. Il drappeggio divenne un elemento espressivo di sempre maggiore importanza. Il nudo maschile a tutto tondo fu il soggetto preferito e privilegiato, confermando una tendenza che contraddistingueva già l'arte greca. Il nudo femminile invece divenne un soggetto ambito dagli artisti del periodo classico molto più avanzato. Scolpite con linee morbide e arrotondate, caratteristica del periodo tardo classico, queste figure sensuali erano rappresentate in pose che ne enfatizzano il pudore. Gli scultori realizzarono inoltre busti, pannelli a rilievo, monumenti funebri e oggetti domestici, oltre a decorazioni architettoniche destinate a frontoni, fregi e pareti dei templi. Dopo la morte di Alessandro Magno, avvenuta nel 323 avanti Cristo, l'importanza delle città-stato si affievolì e l'influenza greca si diffuse in nuovi territori nell'Asia occidentale e nel Nord Africa. Questa espansione, nota con il nome di ellenismo, fu accompagnata da un mutamento dell'espressione artistica che vide gli scultori abbandonare gli ideali precedenti in favore di rappresentazioni nuove e più realistiche di personaggi storici ed emozioni estreme. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!